Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Come al solito io mi ritrovo a registrare negli orari più strani e indecenti della giornata. Le 4:30, sì, perché si sta preparando il riso, sì, ho tornato ad avere i carboidrati. E poi vi registro in condizioni totalmente indecenti che però rispecchiano quella che è la realtà della vita di uno studente, ormai ex studente di medicina, ma comunque uno studente, perché ormai il medico dovete entrare in testa che studia per tutta la vita. Ovvero, ho il cerchietto perché mi cade nei capelli. Così, allora così, vabbè, allora avete capito, questo è il canale Verité, non stiamo a farci i fighi, belli, su YouTube. La realtà dei fatti. Detto questo ragazzi, oggi voglio parlare che in tantissimi sul mio Instagram, lo lascio qua, mi hanno chiesto: Peppe, come ti regoli la giornata in questa fase di studio, che è poi quello che più o meno facevo in passato per la preparazione degli esami, quindi può essere sovrapponibile a come gestirsi una sessione d'esame. Detto questo ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel like, vi direi 500 uscito da solo, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e condividete questo video tra i vostri colleghi, nelle chat di Instagram, di WhatsApp, dove preparo a voi, così magari può tornare ovviamente utile a tanti altri colleghi. E adesso via con la sigla. Ovviamente fatemi sapere con un commento anche voi cosa fate nella vostra giornata. Io ovviamente voglio precisare una cosa: questa è la mia giornata, come io mi trovo bene, e non vuole essere una cosa uguale per tutti o che per tutti va bene, perché ovviamente ognuno di noi ha i propri ritmi. Mio vuole essere, se ogni tanto guardi là è perché c'è la carne, il mio vuole essere soltanto uno spunto su come gestire la propria giornata, come regolarsi per essere più produttivi. Poi è ovvio che ognuno di noi ha la propria produttività e quindi quello che vale per me non vale per voi, è solo uno spunto di riflessione. Vi racconto brevemente: io normalmente mi alzo tra le 7 e le 8. Dico che mi alzo tra le 7 e le 8 perché ho le sveglie alle 7, la sveglia alle 7 e mezza, c'è mia mamma che mi chiama, Alexa che chiama, tutti, cioè c'è un casino, sembra il Colosseo a mezzogiorno, casa mia alle 7 del mattino, però in realtà ci sono giorni che mi rendo conto di essere più stanco rispetto al solito e quindi magari mi alzo un po' più tardi. E dipende dai giorni. C'è un giorno anche che mi alzo prima, come è capitato l'altro giorno che mi sono svegliato da solo alle 6:30. Questo è ovviamente un'indicazione in linea generale, non è nulla di particolare. Alle 7 mi alzo, ragazzi. Generalmente però tra quando mi alzo realmente, quindi dal letto, a quando in realtà inizio a studiare, passa un'ora. Infatti normalmente inizio o alle 8 se mi sono alzato alle 7 o alle 9 se mi sono alzato alle 8. Non faccio nulla di particolare in realtà al mattino, è proprio una questione mia, il mio cervello ha bisogno di un'ora prima di dire ok, mi metto a studiare, è proprio una cosa mia personale. Infatti la prima cosa che faccio, come tutti sapete, sono le mie Instagram stories col caffè motivazionale che voi amate. Quando non le faccio impazzite mi scrivete in direct: Peppe, ma le storie col caffè non ci sono, quella che è successo, sembra che sia successo qualcosa. Quindi mi raccomando, seguitemi perché sono molto fighe. Ovviamente ci sono anche altre storie, infatti attivate le campanelle alle storie, guardatevele tutti ragazzi, mi raccomando, sono molto fighe e belle. Dopo il mio caffè in realtà la mattina un po' rispondo ai WhatsApp che mi vengono inviati dai miei pazienti durante la notte, perché mi scrivono tutti gli orari del giorno e sono contento di questo, perché vuol dire che comunque sanno che in me hanno, quando hanno un bisogno mi scrivono e quindi rispondo ai miei pazienti. E poi eventualmente faccio un po' di scartoffie burocratiche, che sia ture piuttosto che cose così che non hanno alcuna praticità, ma sono cose che mi impegnano me nel cervello e quindi le faccio proprio in quell'ora che sono leggermente più libero. Poi ovviamente preparo i post da pubblicare su Instagram, eventualmente preparo cose inerenti a YouTube se ho un video da fare, magari l'ho montato la sera prima e quindi lo carico e così via. Poi alle 8, dalle 8 in poi o dalle 9 in poi, inizio la fase vera e propria di studio, che vi posso dire in questa fase di ripetizione o preparazione al test di ammissione al concorso di per la scuola di specializzazione in medicina, io sto attuando una doppia strategia: da una parte ripeto i manuali, dall'altra mi guardo le lezioni. Un po' dipende dal feeling che io ho con quella materia, ci sono materie che proprio non mi vanno giù, non riesco a ripetere, non mi piacciono, pertanto preferisco magari guardarmi una lezione dove il prof mi dà dei consigli, delle cose specifiche per quell'argomento e non sto a fare tanti fronzoli a ripetere cose che non mi piacciono. Quando invece la materia invece mi piace molto, comunque so che devo darci un occhio di riguardo, per esempio cardiologia l'ho ripetuta perché era importante ricordarsi bene i farmaci, ho ripetuto e quindi ho fatto questa piccola strategia. Ecco, questo è quello che faccio io la mattina. Come mi gestisco lo studio del mattino? Sostanzialmente io faccio pause ogni mezz'ora
ripeto, oppure vado ad argomenti, dipende un po' come va la giornata. In generale o vado ad argomenti e quindi ripeto un argomento e poi mi fermo, oppure faccio una pausa ogni mezz'ora. Pausa ogni mezz'ora significa perdere un minuto, due minuti, ovvero rispondo a qualche WhatsApp che nel frattempo mi è arrivato, rispondo a qualcuno dei vostri direct o faccio qualche conversazione rapida con qualche collega che ho notato essere veramente tanti colleghi neolaureati in medicina o comunque che stanno preparando il concorso di specializzazione, e mi fa veramente molto piacere avere dei colleghi che mi stanno seguendo. E poi ricomincio a studiare, varavam, 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 fino a luna. Generalmente cascasse il mondo, io a luna chiudo i libri, che poi può diventare luna 10 o le 12 meno 10, ovviamente vado a finire l'argomento che stavo ripetendo, chiudo i libri, mi cambio e nel frattempo ho fatto il mio pre-workout, che se non sapete vi dico cos'è rapidamente: betalanina, citrullina malato e arginina, spettacolare, vi dà un pump e una concentrazione durante l'allenamento, ovviamente annesso caffettino pre-workout, che questa è una piccola cosa, non mi interessa, però anche per lo studio secondo me il caffè è una manna dal cielo. Ovviamente trovate tutti i link in descrizione di Bulk Powders, ma non vi interessa niente perché sicuramente state vedendo questo video perché studiate medicina e non perché vi allenate in palestra, ma va bene, se volete comprare qualcosa di buono sono i link in descrizione, dico c'è cioè, la piccola percentuale, vabbè sapete la storia. Questa vado in palestra, quello è il momento secondo me più bello e più importante della mia giornata e su cui voglio spendere qualche minuto in più, perché dopo una mattinata che dove ripeto, mi stresso, mi viene l'ansia, tutto quello che volete, io esco di casa, se le giornate lo permettono e per fortuna lo stanno permettendo in questi giorni, scappotto la macchina, sono 1,5 km, 2 km sono da casa mia alla palestra, niente, vicinissimo. Però quella, metto la musica a palla, stacco la testa dallo studio e mi godo quel tragitto che è sempre lo stesso, è monotono, è ripetitivo, ma quantomeno è qualcosa di diverso rispetto a quello che ho fatto la mattina, girare intorno per casa mia mentre che ripetevo. Questo è ovviamente un piccolo consiglio che vi sto dando, che magari vi può tornare utile: fatevi una passeggiata all'ora di pranzo, che possa essere a piedi, in macchina, ascoltatevi della buona musica per distrarre un po' il cervello. Io ho trovato una cosa che mi fa stare bene, che è l'allenamento in sala pesi. Vado là, non penso a nulla, mi alleno, do il 100%, cerco di mantenere la concentrazione sull'allenamento e vado avanti, mi alleno. Finisco normalmente l'allenamento intorno alle 2:30, 3:15, torno a casa che sono fatte più o meno le 3, là un'altra bella passeggiata, stacco il cervello, penso a quello che farò quando finirò questo esame, non lo so nemmeno io a cosa penso, sto guardando che là il libro di patologica secondo me cade, faccio questa bellissima passeggiata che dura 5 minuti, però sono 5 minuti bellissimi ragazzi, e quindi stacco la mente, stacco da tutto, torno a casa, doccia, cucino, normalmente pranzo per le 4:20, vi ricordo che io faccio il digiuno intermittente, quindi non faccio colazione, il mio primo pasto della giornata è appunto verso le 4:00, 4:30, fatta questa cosa qua, si rimetto sui libri, a manetta, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8 più o meno, continuando a ripetere, a vedermi le cose, sempre la strategia del mattino si ripete a pomeriggio, e poi sostanzialmente verso le 8 mi faccio una simulazione dei IMS, che sono la cosa più brutta del mondo, e so che è anche sbagliato secondo me farla alle 8 di sera dove si è stanchi, svogliati e tutto quello, però è forse l'unico momento in cui riesci a farla, perché la mattina magari sei più proficuo sullo studio, mentre a metterti là a fare la simulazione non c'è nemmeno voglia, la sera che non hai voglia di studiare dici vabbè almeno faccio la simulazione, e ti metti a fare quella simulazione che nel mio caso dura mediamente 2 ore, 2 ore e mezza, dipende un po' come vado, perché certe volte inizio a mettere le risposte a cavolo e me ne frego, o meglio non è che le metto a cavolo, chiariamo il concetto, però di sicuro non ci perdo più di tanto tempo perché vorrei finire, quindi finisco la simulazione che sono fatte le 10:30, 11, chiamo a casa, sento i miei genitori e poi basta, cioè nel senso ceno e vado a dormire. Serie TV su Netflix, al momento mi sto guardando Lucifer, sono alla seconda stagione, vi dico una cosa, vado a 10 minuti perché ogni volta mi addormento, cioè ogni mattina mi ritrovo 10.000 puntate avanti, io mi sono visto i 10 minuti alla puntata 10.000 indietro. Questo è per raccontarvi che cosa, che verso mezzanotte mi appoggio sul letto e nell'arco di un quarto d'ora, 20 minuti sono già bello che cotto e addormentato, e il giorno dopo ricomincia questa solfa. Ovviamente questo è un video racconto, cioè vi racconto qual è la mia giornata, i consigli che vi posso dare è quello di svagarvi, trovare un momento della giornata per uscire, prendere aria e svagare il cervello, perché fidatevi, e questo ve lo dico con esperienza personale, stare rinchiusi dentro casa non vi porta benefici, se non solo ulteriore stress ed ansia. Se riuscite a gestire bene lo stress e l'ansia, top. Ma secondo me non tutti siamo in grado, quindi una passeggiata, la sera, al mattino, quando preferite, trovate un momento della vostra giornata. Io preferisco spezzare in questo modo la giornata perché, uno, perché in palestra trovo meno gente e quindi mi alleno meglio, e due, perché
riesco comunque a sfruttare, a unire l'utile e dilettevole. Stacco, pausa pranzo, fare un po' di tutto. Quindi spero che questo video vi possa tornare utile. Mi raccomando ragazzi, fatemi sapere con un commento voi cosa fate, come vi gestite, come organizzate la vostra giornata, ma non perché la mia sia meglio o la vostra sia peggio, ma semplicemente perché magari può tornare utile a tanti altri colleghi che devono affrontare la sessione d'esame, che è la prima sessione d'esame, ancora non si sono fatti il loro ritmo. Insomma, il bello del mio canale, della mia pagina, è che siamo una community di persone vere, reali e intelligenti, e quindi credo e confido nella condivisione del sapere, delle esperienze, di tutto ciò che può tornare utile ad un collega, non dico in difficoltà, ma comunque può tornare utile. Detto questo ragazzi, vi ringrazio per aver visto questo video, mi raccomando un bel like, aiuta sempre tantissimo, ormai YouTube fa quello che vuole, non mi taglia la copertura, Instagram fa schifo, non ci sono casini vari. Detto questo, vi ringrazio per essere stati fin qua e noi ci vediamo in un prossimo video. Ah, mi raccomando, condividete questo video con tutti i vostri amici e che può tornare utile.